L'uomo scopre quando cerca. Un messaggio che nella giornata dell'Unisystem Day 2023 raggiunge 30.000 studenti di due continenti. La giornata europea di divulgazione della ricerca sulle staminali si è aperta all'auditorium della D'Annunzio di Chieti con un saluto rivolto ai ragazzi degli 87 atenei di ben 14 paesi in tutto il mondo collegati da remoto. Chi fa ricerca deve necessariamente volare. È proprio quello il punto di partenza della scienza, lanciare un'idea, una sfida, con un obiettivo di conoscenza da raggiungere per poi proporne subito un altro e un altro ancora. Il diabete mellito di tipo 1 si può curare con le staminali? La domanda è pertinente, ma la risposta è al momento no. Ma al momento no non significa non avere speranze, noi siamo qui per questo, cioè noi lavoriamo costantemente affinché la terapia cellulare è difficilissima, ma è risolutiva perché significa riottenere un pancreas che una volta trapiantato con cellule staminali produce naturalmente insulina. C'è uno studio clinico, parlerò di questo ai ragazzi e farò capire loro che attraverso una fase di ricerca che si chiama clinica c'è un primo paziente che ha sospeso l'azione insulinica esogena, il farmaco, e che dimostra che il suo pancreas funziona. Quanto durerà? Quanti sono gli altri pazienti da arruolare? È tutto da scoprire, ma le speranze sono buone. E poi ci sono particolari cellule staminali che sono quelle del cavorale? Sì, Natalia Di Pietro parlerà delle cellule staminali. Nessuno pensa che nella nostra bocca, oltre ad esserci i denti e le gengive, nelle varie aree, polpa, dentale, gengiva, ci sono delle nicchiette di cellule staminali. Io dico sempre ai miei studenti, siamo fatti benissimo, per cui il tessuto adulto ogni tanto presenta una nicchietta all'interno della quale c'è un reservoir di cellule staminali che si mettono in funzione quando dobbiamo rigenerare i nostri tessuti. In un incontro che è scientifico, prettamente scientifico, ma con i ragazzi non può mancare l'attore. Perché? L'atteggiamento è esattamente lo stesso del ricercatore. Siamo atleti del corpo, atleti delle emozioni, dei sentimenti. E attraverso questo esercizio atletico del cuore si fa anche qualche scoperta. Comunicare è proprio mettere in comune ed è questo che da 3.000 anni gli attori fanno, mettono in comune e condividono l'esperienza e in questo modo si costituisce la società, la civiltà, ecco.